qualche tempo fa, un video su come mi prendo cura dei miei insetti da pasto è stato molto richiesto, anche sul gruppo Facebook. Mi è stato chiesto di mostrare come tengo i miei scarafaggi. Voglio essere chiaro sul fatto che le informazioni in questo video sono sì frutto delle mie esperienze personali, ma anche di fonti esterne e online di cui ti lascerò il link in descrizione. Partiamo dal principio, il nome. Blaptica dubia, non Blatta Dubai o altre stronzate simili che si leggono o sentono dire in giro. Queste blatte non c'entrano assolutamente nulla con Dubai, non provengono nemmeno dal Medio Oriente, ma sono originarie del Sud America. Ma entriamo subito nel dettaglio. In Blaptica dubia, il dimorfismo sessuale è estremamente evidente. Qui, a sinistra, possiamo osservare un maschio, mentre a destra la femmina. Le ali dei maschi sono molto lunghe e coprono quasi tutto il corpo, mentre quelle delle femmine risultano corte e tozze, inutili per il volo, e infatti sono dette ali vestigiali. Nonostante le lunghe ali, nemmeno i maschi possono volare, ma possono in realtà planare, che detta così sembra poco, ma la differenza è davvero sostanziale. Questi invece sono i piccoli, le neanidi. Questa in particolare ha solo qualche giorno di vita. Queste blatte sono ovovivipare. Le loro uova, contenute all'interno di una oteca, si sviluppano e si schiudono all'interno del corpo della madre. Raggiunta la maturazione, si schiudono e vengono espulse. Ogni femmina può dare alla luce dalle 25 alle 40 neanidi già completamente formate in ogni ciclo riproduttivo. Uno dei vantaggi principali nell'allevare Blaptica dubia è che potrai avere a disposizione varie dimensioni. Ad esempio questa è di taglia perfetta per sfamare una piccola colonia incipiente per qualche giorno. Le neanidi si sviluppano attraverso 7 stadi, da L1 a L7. Per passare da questo a questo, impiegano dai 4 ai 6 mesi a seconda di temperatura e alimentazione. La vita media per le femmine è di circa 20-24 mesi, mentre i maschi raramente superano i 15-16. Se si ha intenzione di allevare questa specie, è necessario tenere conto del rapporto maschi-femmine all'interno della colonia. Un maschio ogni 3-4 femmine è il rapporto ideale. Se nella colonia ci sono troppi maschi e poche femmine, i maschi combatteranno tra loro. Se ci sono troppi maschi, c'è anche la possibilità che alcuni di essi uccidano la prole concepita dagli altri. Potremmo forse definirli brutali, ma questa è la realtà del mondo degli insetti. Molte persone commettono un errore quando acquistano colonie starter di Blaptica dubia e iniziano subito a prelevare esemplari per dargli il pasto. È tipo l'errore più grande che tu possa fare. La cosa migliore è lasciarle in pace per almeno 6 mesi, un anno sarebbe ancora meglio, permettendogli di stabilizzarsi e riprodursi. Perché, come ho detto prima, ci vogliono dai 4 ai 6 mesi per avere una blatta adulta, partendo da neanidi appena nate. È buona pratica aggiungere di tanto in tanto una nuova linea di sangue. Aggiungere blatte provenienti da altre colonie contribuirà ad evitare la consanguinità. Se non lo fai, i tuoi scarafaggi continueranno a riprodursi tra loro e la loro longevità si ridurrà drasticamente. Per scongiurare questo problema, si può facilmente ricorrere a scambi con gli altri allevatori o acquistare una nuova colonia starter da integrare a quella che hai. Se hai una colonia abbastanza grande e vedi blatte morte sul fondo, non devi preoccuparti troppo di questi cadaveri, perché Blaptica dubia è abbastanza pulita e si occuperà anche di smaltire i propri morti. Può sembrare disgustoso, ma sì, mangiano i cadaveri dei loro simili. Credo di aver coperto quasi tutto con questa piccola introduzione. Ora passiamo a vantaggi e svantaggi nell'allevare questa specie. Vantaggio numero 1. Sono animali puliti ed escrementi a parte non fanno un gran casino. Nemmeno i morti, come ho detto prima, sono un gran problema. Aggiungere qualche dermestide nel setup che si occupi dei cadaveri fa sempre comodo, ma non è strettamente necessario. Per quanto riguarda la pulizia, sono praticamente autosufficienti. Numero 2. Sono innocui, non fanno assolutamente nulla. Non possono nemmeno incidere la pelle perché non mordono. Numero 3. Le femmine non possono volare, così come le neanidi, ma i maschi hanno ali lunghe per planare. Volare e planare sono due cose ben diverse. Se prendi un maschio e lo posizioni su una superficie piana, tutto ciò che farà sarà scappare.
perché questo è tutto ciò che può fare. Se invece lo mettiamo su una superficie rialzata, mentre cade, aprirà le sue ali e planando atterrerà in relativa sicurezza. Queste blatte non decollano come elicotteri, non volano e non sono destinate a volare. Numero 4. Blaptica dubia non può arrampicarsi sulle superfici lisce. Molte persone mettono del nastro adesivo sui lati dei setup o vasellina, ma per questa specie davvero non è necessario. Se il contenitore è in plastica liscia, puoi tranquillamente fare a meno delle classiche precauzioni. Numero 5. L'odore. A nessuno piacciono gli odori sgradevoli. Al contrario di altri insetti da pasto, queste blatte hanno certamente un odore particolare, ma non molto forte ed è tranquillamente sopportabile. L'intensità dell'odore dipende molto dal tipo di alimentazione che forniamo e da come viene gestita la colonia. Numero 6. Ora vi faccio ascoltare da vicino. Sono silenziose. Questo è tutto il rumore che possono fare. Non è affatto male se comparato ad una colonia di grilli adulti. L'unico suono che possiamo sentire è quando si muovono sul cartone. E poi ho voluto esagerare, perché in questo momento c'è luce, le sto disturbando, muovendo i cartoni, sono nel panico. In situazioni di normalità non si sente nemmeno questo. Numero 7. Queste blatte si muovono lentamente rispetto ad altre specie. La velocità non è il loro punto di forza e questo lo considero un vantaggio. Per noi che le alleviamo. Numero 8. La temperatura gioca un ruolo fondamentale nello sviluppo della colonia. Questa specie ha bisogno di un setup caldo per riprodursi e prosperare. Questo significa che nell'eventualità di una fuga, queste blatte non sopravviveranno al freddo invernale. Numero 9. Sono grasse e letteralmente piene di polpa. Questo perché Blaptica dubia ha un tratto digestivo molto lungo rispetto a grilli o altre blatte più piccole. Se dai da mangiare frutta o verdura ai grilli, defecheranno tutto in meno di 24 ore. Blaptica dubia, invece, mantiene il suo carico intestinale per un periodo di tempo relativamente più lungo, fino a 3 giorni, il che la rende più nutriente per le nostre formiche. Numero 10. Blaptica dubia risulta accessibile e appetibile per molti animali. Accessibile perché la quantità di chitina che forma il suo esoscheletro è relativamente poca se comparata ad altri artropodi di dimensioni anche più contenute. La chitina è fibrosa e non digeribile. Per chi alleva migali o rettili, spesso questo significa problemi legati ad alimentazione e predazione. Per noi che alleviamo formiche, il problema è quasi irrilevante, ma meno chitina significa semplicemente meno rifiuti nei nostri setup e più cibo per le colonie. Questa è, secondo me, la lista dei vantaggi che possiamo avere se decidiamo di allevare una colonia di Blaptica dubia, come insetto da pasto. Se pensi che si possa aggiungere altro, lasciami un commento e fammi sapere. La lista degli svantaggi è molto breve. Di fatto, l'unico svantaggio che mi sento di elencare riguarda il tempo di sviluppo, piuttosto lungo se comparato ad altre specie. Potrei aggiungere anche che queste blatte, se messe alle strette, fanno finta di essere morte. Purtroppo per loro, questa tecnica può funzionare per scampare a rettili e migali, ma con le formiche questo problema non si pone di certo. Il comportamento si chiama tanatosi e serve ad alcuni animali per scampare alla predazione fingendosi morti. Per allevare una colonia di Blaptica dubia, quello che ti serve è un contenitore, simile a questo. Pareti lisce e angoli arrotondati, in modo che non possano arrampicarsi. Non servirà nastro adesiva o vaselina come antifuga, ma assicurati al 100% che sia davvero liscio all'interno. Se così non fosse, probabilmente riuscirebbero ancora ad arrampicarsi. L'ambiente ideale dovrebbe essere buio, perché queste blatte sono fotosensibili e crepuscolari. Qualche cartone per le uova servirà allo scopo di fornire un rifugio. È abbastanza importante impilare verticalmente i cartoni, perché in questo modo gli escrementi cadranno sul fondo e non si accumuleranno fra le pieghe creando ristagni di umidità. Una delle cose più importanti con Blaptica dubia è la ventilazione. L'ambiente deve essere secco e ben ventilato. Questo è il coperchio del mio contenitore,
Ho tagliato via la parte interna e incollato con la colla a caldo della rete da zanzariera in plastica. In questo modo ho assicurato un discreto ricambio d'aria. L'alternativa potrebbe essere di fare molti fori direttamente sulla plastica, con un trapano o con un ferro caldo. Se nel contenitore c'è umidità e non c'è abbastanza ricircolo d'aria, inizierà a formarsi una muffa, che è abbastanza sgradevole per il nostro naso, ma anche pericolosa per la nostra colonia. Un altro modo per evitare la muffa è aggiungere un sottile strato di segatura. Tuttavia, non è davvero necessario se c'è una buona ventilazione e sicuramente rende più difficile recuperare le neanidi che ci si nascondono molto volentieri. Alcuni, me compreso, preferiscono utilizzarlo ugualmente, per una maggiore sicurezza. Altri preferiscono il setup senza il substrato di segatura. I più grandi nemici di Blaptica dubia sono la muffa e gli acari. Quest'ultimi proliferano in ambienti umidi e, se non agiamo subito, possono spazzare via intere colonie, con centinaia di blatte in poche settimane. E una volta che la colonia è infestata, sarà davvero difficile sbarazzarsene. Quindi, è sempre bene prendere precauzioni per ventilazione e muffa, assicurarsi, sempre, di tenere tutto asciutto. Ho già detto in precedenza che è buona pratica aggiungere una nuova linea genealogica di tanto in tanto, ma prima di farlo, assicurati che la nuova colonia sia priva di acari. Controlla qualche esemplare a campione. In particolare, osserva tra le loro zampe, sul collo e sotto le ali. Se trovi esemplari di blatta che hanno acari, non introdurli nella tua colonia, perché potresti diffonderli molto rapidamente e tu non vuoi che le tue blatte muoiano prima del tempo. Quando fornisci frutta e verdura, rimuovi gli avanzi entro le 24 ore successive, perché questi attireranno altri insetti, mosche e moscerini della frutta e tutte quelle cose che non vogliamo entrino per deporre le loro uova. Tieni sempre pulito il tuo setup. La temperatura ideale per queste blatte si aggira dai 26 ai 35 gradi centigradi. Se la temperatura scende sotto i 20 gradi, smetteranno di riprodursi. Quindi, in inverno, devi trovare un modo per riscaldarle. Un tappetino riscaldante con termostato sarebbe perfetto, ma qualunque cosa pensi di fare, evita le lampade termiche, quelle che in genere si usano con rettili o pulcini, perché, come ho detto prima, queste blatte sono animali crepuscolari. Queste blatte sono particolarmente autosufficienti per quanto riguarda la pulizia, ma ogni 2-3 mesi, a seconda delle dimensioni della colonia, è necessario sostituire i cartoni e pulire il contenitore. Per questo, mi sono trovato bene acquistando direttamente un secondo contenitore identico che alterno di volta in volta. Per separare gli escrementi dalle neanidi è sufficiente un setaccio, anche grossolano fatto in casa, come questo. Una volta concluso il trasferimento, pulisco il vecchio contenitore con del detersivo per piatti e lascio agire per 10-15 minuti. Poi li sciacquo molto abbondantemente. In questo modo è già pronto per il prossimo cambio. Non devi davvero preoccuparti per cosa darai da mangiare alle tue blatte. Blaptica dubia mangerà qualsiasi cosa e qualche eccezione non è di certo un problema. Una volta gli ho dato persino della pasta che mi era avanzata a cena. Tuttavia, bisogna prestare un minimo di attenzione a cosa gli diamo da mangiare regolarmente. Le nutro principalmente con cibo per conigli in pellet e una vaschetta nel contenitore non manca mai. Alcuni allevatori usano le crocchette per cani e gatti, che sono ricche di proteine, troppe proteine. Io le fornisco sempre in maniera molto limitata. Se diamo troppe proteine alle nostre blatte, queste cominceranno letteralmente a puzzare, perché saranno piene di acido urico. Di conseguenza, saranno molto meno appetibili per le formiche e a volte anche pericolose per l'alimentazione di altri animali come i rettili. Puoi anche fornire cibi umidi, come verdure e frutta, ma non troppo spesso perché può risultare, diciamo, controproducente. Se mangiano troppo umido, anche gli escrementi saranno molto umidi, e quindi torniamo di nuovo all'argomento muffe e acari.
Di solito fornisco alla mia colonia cibo umido di ogni tipo, anche gli agrumi, ma in maniera limitata e al massimo una volta a settimana. Per fornire cibo alle blatte è sufficiente lanciarglielo dentro, oppure riempire una piccola ciotola e appoggiarla dentro al contenitore. Se usi una ciotola, assicurati che le blatte abbiano modo di accedervi ed uscire. Nel mio caso, ho incollato qualche avanzo dai ritagli della zanzariera, così che possono arrampicarsi facilmente. Le blatte avranno bisogno anche di acqua, ma come per le formiche, dobbiamo trovare il modo di somministrargliela evitando possibili affogamenti. Se la mettiamo semplicemente in una ciotola faremo una strage. Alcuni consigliano di usare una spugna e inumidirla all'occorrenza per far bere le blatte, ma personalmente preferisco evitarle. Le spugne diventano in poco tempo ricettacoli per muffe e batteri, e quest'ultimi trovano un habitat particolarmente perfetto dove proliferare. Io mi sono sempre trovato molto bene utilizzando l'acqua gel. È davvero molto economica e si mantiene per molto tempo. Si può trovare in confezioni come questa. L'ho pagata 6 o 7 euro l'anno scorso e sono circa a metà confezione. Con questa ci si fanno circa 50 litri di acqua gel. Quindi possiamo dire che la spesa è davvero irrisoria. Si può trovare anche a forma di piccole sfere, che di solito si usano per piante e fiori. In conclusione, l'Aptica dubia è un ottimo insetto da pasto, facile da mantenere e se alimentato a dovere, con un ottimo apporto proteico. In poche parole, molta resa e poca spesa. Spero di aver coperto quasi tutto, o almeno la maggior parte delle cose che devi sapere se vuoi allevare l'Aptica dubia. Se non l'ho fatto, per favore fammelo sapere con un commento. Le informazioni presenti in questo video sono presenti anche sul nostro sito web antsitalia.com nella sezione schede di allevamento. Se il video ti è piaciuto, lasciami il tuo like ed iscriviti al canale. Se hai qualche domanda, scrivimi qui nei commenti o iscriviti al nostro gruppo Facebook. Grazie per la visione e al prossimo video!